importa se non hai il motoscafo, no, mi interessa che guidi la Sprint. Lo voglio subito, non posso più aspettare, voglio che passi tutto il giorno con me. Non mi importa che sia un fusto o un campione di sci d'acqua, che mi porti in barca a vela con sé. Non mi importa che sia colto, che mi legga Garcia Lorca e che suoni la chitarra per me. Cerco un ragazzo per un giorno d'estate, lo voglio subito, non posso aspettare. Ma non lo voglio sentimentale, voglio soltanto che balli bene a sé. Cerco un ragazzo per un giorno d'estate, lo voglio subito, non posso aspettare. Cerco un ragazzo che non abbia da fare, cerco un ragazzo tutto un giorno per me. Non mi importa che sia un fusto o un campione di sci d'acqua, che mi porti in barca a vela con sé. Non mi importa che ti ascolto, che mi legga Garcia Lorca e che suoni la chitarra per me. E cerco un ragazzo per un giorno d'estate, lo voglio subito, non posso aspettare. Ma non lo voglio sentimentale, voglio soltanto che balli bene a sé. Ecco, d'estate il mondo si divide in due categorie. I fortunati, quelli con ville, pamphili, biondone in bikini che vanno al mare, e quelli che rimangono nelle città assolate e deserte a camminare nelle vie senza ombra e senza refrigerio. I poveracci che restano in città a lavorare. Già, perché a Ferragosto in città c'è sempre qualcuno che lavora. Oh, dammi una mano. Dammi il piede. Ma il piede di porco l'hai portato? Sì. E dammelo. Presto. Questo mi devi dare, questo. Ma sei sicuro che in questa villa non c'è nessuno? E che sono scemo. Leggi il giornale, cosa c'è scritto, leggi. Vendes lussuosissima villa arredata con mobile di gran valore stile Luigi X11. Ma che giochi, Toto Calcio? Io no, Luigi. Chi? Luigi XII. Vendosi inoltre quadri, autori, gioielli, argenteria, tappeti, persiane. Rivolgersi direttamente dopo Ferragosto, Villa delle Mimose, via Gassia 1025. Quel dopo Ferragosto significa che fino a quella data qui non c'è nessuno. Armando, ma sei proprio sicuro che si tratti di due imbecilli? Due cretini potevano credere a quell'avviso economico che avrebbe suggerito a dei ladri un colpo così facile. Ma devi aiutarli ad entrare nella villa. Ok. Ciccio, sei magico! Sei il re degli scassinatori, Al Capone davanti a te diventa un lacio di galline. C'è il sole. Presto, mettiamoci subito al lavoro. Calze. Sono le calze di tua sorella? No, mia sorella non me le ha volute prestare, usciva col fidanzato, ho preso quelle di mio nonno.
Non le deve buttare! Mi vuoi fare la gara con mio nonno? Facciamo senza calze, vieni. Va bene, scalzate. Ma che busse? Intanto non c'è nessuno, lo so. Accidenti. Che c'è? Ci vorrebbe una finestra aperta. Ciccio, la finestra aperta. Vieni. Aiutami. Aspetta. Presto, abbassami. Lasciami il collo. Aspetta. Ecco che ci siamo. Alza. Alza, aspetta. Ecco, così va bene, bravo. Bravo, sempre così. Grazie. Grazie. Presto, presto. Vieni. Sì. Ancora una volta ho seguito i tuoi consigli, Armando. Spero solo che non debba pentirmene. Sta tranquillo, Fred. È l'ultima occasione che hai per riabilitarti. Hai sbagliato i calcoli nell'organizzare lo sbarco a Cuba. Hai fornito dati inesatti per la costruzione del sommergibile atomico. Sono cose che possono capitare a tutti. Sì, a tutti. Ma tu sei costato già $500,000 al Pentagono. Errare è umano. Ma perseverare è diabolico. Lo sai qual è il tuo difetto, Armando? Tu pensi troppo alle donne. Io dovrò farti revisionare le valvole sessuali. Siamo pochi ormai ad averle buone. I due agenti con la formula vera sono partiti. No, non ancora, naturalmente. Aspettiamo di catturare prima questi tuoi due imbecilli. Sei sicuro piuttosto che questo piano funzionerà? Certamente. Ora tu coglierai quei due in fallo, li minaccerai. Quando avranno la formula addosso, la falsa, li butterai in braccio ai russi. E sei anche sicuro che i russi ci cascheranno? I russi crederanno che sono due agenti astuti che fanno finta di essere imbecilli. Così la formula vera giungerà a destinazione. Ma ora sta zitto, scocciatore. Quei due stanno arrivando. Seguili sul video. Passo al video. Hanno passato lo sbarramento elettronico. Adesso cambio canale. Ciccio, questa non è una villa, è la Banca d'Italia. Ciccio! E non fare il buffone! Vieni, vieni. Guarda, quanta gentilezza. E non voleva venire, Guarda. Guarda. Leonardo da Vinci. E chi è? Bu. Bu. Vediamo se accende meglio. Questo. Ecco. Colaman Incuso. Questo deve essere da valore. Ha un nome siciliano. Che te pare? Fila tutto secondo i piani prestabiliti. C'è colpo. Per oggi basta, andiamo. Sì. Vieni. Forza. Meglio lo strattone. Portalo un po' tu, io sono stanco. Fermi là! Siete in trappola! Ciccio, ci è andata male, scappiamo! Via, 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 via! Un momento! Ma come vi permettete? Ma non... È inutile tentare di scappare. Sono bloccate tutte le uscite.
Ed i miei uomini hanno la pistola facile. E noi abbiamo la paura facilissima. Zitto. E permette? Sono il conte Passalacqua. Mi interesserebbe comprare questa villa. Quanto costa? Ci possiamo mettere d'accordo. Troppo cara. Arrivederci. Fermi, ma che ci volete ammazzare? No, no, assolutamente. Io voglio solo invitarvi a colazione. Prego, servitevi. Assecondiamolo. Tu assecondalo che io mangio. Anzi, seguitemi. Consumeremo lo spuntino di là, nello studio. Ma che è un pazzo? Ma... questo è Armando. Mio caro, questi sono i nostri due amici. Bella figliolona, bella fi, Evelyn. Bella fi. Sarà meglio che tu vada, se no Armando non funziona. Analizzavo il mappamondo. L'avevo capito. Bene, fate le vostre presentazioni. Sì. Molto piacere, signor Giobocchisso. Io mi chiamo Franco. E io Ciccio. Mi fa piacere, vorrei rivolgervi qualche domanda. Fred, mettili seduti. Oh, certamente, chiedo scusa. Ragazzi, fate sedere. Ma... che ci deve dire? Veniamo alle domande. Signor Ciccio, lei mi deve dire chi ha scritto i Promessi Sposi. Alessandro Marconi. Fred, siamo sulla strada buona, tipica cultura da presentatore TV. Grazie. Signor Franco, chi era l'eroe dei due mondi? L'eroe dei due mondi era... Galileo Galilei. No. Gargarozzo. No. Garineo Giovannini. Non si arrabbia, signor Girarrosto. Se no gli do un calcione e gli faccio fare tilt, va bene? Non fa fare a chi dico io. Andiamo, finitela ora. Litigare così come dei bambini. Ma Armando, mi meraviglio di te. Tu non sei più un contatore, sei cresciuto. Adesso sei un cervello elettronico. Armando. Avanti, fate la pace. Va bene. Per suggellare l'armistizio, bevete un po' di vino. Grazie, non bevo analcolici. Io berrei volentieri, ma ho la luce allo stomaco. Ecco lui, sì. Se non bevete, mi offendo. Si offende. Grazie. Signor Armando, graderebbe un bicchiere dello brefacante? Io sì, non mi diverto. Benissimo, Armando. Si sono addormentati. Ho sempre ragione io, Fred. Questi due hanno un tasso di intelligenza molto limitato. 0,02. Per cento? Per mille. Quello lungo, quello corto, 0,00,0. Ecco il microfilm che dobbiamo inserire nell'otturazione. Dì, Armando, tu sei sicuro, vero, di avermi dettato la formula falsa? E tu mi rompi sempre le valvole, sono sicuro, sì. Oh, beh, vorrei proprio vedere la faccia che faranno i russi quando tenteranno di realizzare la formula. L'argenteria, prendi i quadri. Prendi il colo mancuso. Oh, Francozzo! Francozzo! Vestiti da carcerate siamo! Assassini! Fateci uscire! Quello del jukebox ci ha denunciato, traditore! E ora siamo in galera, pane, acqua e tavolaccio! Però questa tavolaccia è morbidissima. Lenzuolo di bucate.
cuscino di piume. Lo sai che ti dico? Che ne dici? Io da questo carcere non me ne vado più. E nemmeno io. Su, ragazzi, mangiate in fretta e poi spogliatevi. Volentieri. Aspetta. Presto, presto, spogliatevi. Scusate, perché ci dobbiamo spogliare? Non vorrete mica partire in pigiama. Partire? Dobbiamo sloggiare. Già. E dove ci traducete? Come traducete? Che cosa vuol dire? No, il mio amico vuole dire dove ci trasferite. Ah, sulla Costa Azzurra. A Porto Azzurro! Troveremo zio Ture, nonno Galoggio. Zio Francesco, il cugino Nucolino. Di che cosa state parlando? È a Porto Azzurro, all'isola d'Elba, il ritrovo di tutti i comparuzzi. Una volta si chiamava Porto Longone e ci sono metà dei nostri parenti. E l'altra metà? Late tante. No, no, state tranquilli, io non vi mando in galera. Anzi, siccome siete stati bravi, io vi premio. Vi mando in paradiso. In paradiso? Ma allora ci volete morti. Pietà, sono padre di 7 figli. E io figlio di 7 padri. No, 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 no. Io anzi vi voglio vivi e felici. Ed è per questo che vi mando sulla Costa Azzurra. È il posto più incantevole della Francia, dove le donne sono meravigliose. Ma in cambio di che cosa? Di niente. Assolutamente niente. Niente. Avrete miei ordini sul posto. Se ci rifiutassimo? Vi ammazzo. A che ora parte il treno? Ciccio pizzicami, mi sembra un sogno. Grazie. Saluti. Arrivederci. Ecco i due agenti americani che portano la formula segreta. Dobbiamo catturarla ad ogni costo. Gli agenti americani sono sempre abilissimi e furbissimi. Dunque la vostra missione non sarà facile. Il nostro paese si aspetta da voi tutto il vostro dovere. Adesso andate. Li dobbiamo prendere vivi o morti. Vivi? Non sappiamo dove hanno nascosto la formula. Andate. Eccoci arrivati in terra straniera. Ricordati che qui non bisogna fidarsi di nessuno, eh? Ciccio, ce lo prendiamo un bel caffè. Pazzo! Ti sei dimenticato di Pisciotta? Allora un bicchiere. Peggio! Peggio! Ma... Bagage, monsieur. Le femmine. Una bionda per me e una nera per lui. Prego, faccio io. Leva le manon, facchinem! Attento, Igor. Sono furbissimi. Hanno sventato l'agguato. Preparati a intervenire tu, passo. Ben arrivati, signori. Taxi? Ah, no. Guardate che gli alberghi sono lontani. Il primo è a 3 chilometri. Penso io alle valigie. Lascia il valigion. Se si vogliono accomodare. Detto imbecille, no. Te li sei fatti scappare? No, no! Mi vuoi spiegare perché appena salete sul cacchio se mi hai fatto scendere? Perché appena ci siamo seduti mi sono accorto che il tassamato segnava 200 franchi. Tu capisci che dopo 4 chilometri questo ne segnava 200.000. Ma che c'ho scritto? Scemo io qui, eh? Vieni. Ecco la becco. Io prendo. Io non ho ancora. Dai.
Mi raccomando, non farmi fare brutte figure. Qui sono tutti signori. Ma perché io sono una signorina? No, ma sei un cafone. Prima di fare una cosa, guarda gli altri e fai come loro. Ciccio, secondo te io dovrei mettere la camicia da notte e fare 25 figli come ha fatto quello? Ma lo vedi che sei cafone? Perché? Ma non è il vestito che devi copiare, ma le buone maniere. Ah, guarda, guarda, vedi che aristocratico, eh? Copialo. Ragazzino, porta sulle valigie. Io? E dagli la mancia. Cinque franchi a me? Forse si è sbagliato. Appunto, mi deve dare 4 franchi e mezzo del resto. Lei sa chi sono io? Chi è? L'ammiraglio Baker, comandante della 6ª flotta americana, ancorata a Cannes. Ah sì? E io sono l'ammiraglio Franco Passalacqua, comandante della 7ª flotta dei ferrabotti, ancorata a Mazara del Vallo. Vuoi vedere che è veramente un ammiraglio? E allora perché fa il portiere? Forse per arrotondare lo stipendio. Ah. Oh, un altro ammiraglio. Benvenuti nella nostra casa. Anche lei è ammiraglio? Beh, in un certo senso sì. In fondo questa barca la mando avanti io. I signori vogliono accomodarsi al bureau? Stai zitto. Grazie, abbiamo pranzato. Preferiamo ritirarci nelle nostre camerette. Prima dobbiamo compiere le solite formalità. Prego. Il commissario? Bonjour, messieurs, s'il vous plaît, vos papiers. Dice se siamo venuti a piedi. Aspetta, parla Vuzzi Franca Itz? Ma oui, naturalmente, messieurs. Ma naturalmente, signore. Beato lei. Ma il francese non è difficile, basta saperlo. Il passaporto, per favore. Sì. Grazie. Accompagna questi signori a 325. Prego, signori. Le valigie. No. Fermati. Ciccio, quel cane, che marca è? Cafone. Non vedi che è un cammello? Ah. Pronto? Qui ISC 05. Sono arrivati adesso. Li ho riconosciuti, hanno passaporti falsi. Li ho messi nella stanza 325. Ciao. Salve. Ciccio, accende la luce. E accendela tu. Ah, come la fai difficile. Che fai a spegni quest'affare? I signori desiderano? Niente. Ma che niente? Gli potevo dire di spegnere quell'affare e accendere la luce, no? Ma non possiamo fare sempre la figura dei cafoni. E allora che stiamo al buio? E accendi. I signori niente. Zitto, un momento. Come si fa a spegnere la radio, il vento e accendere la luce? Grazie, arrivederci. Buona salute. Però che brava gente. Ogni minima cosa ti stendono la mano per salutarti. Veramente brava. Accidente! E ci siamo dimenticati a farci dire come si apre la persiana. Non li vuoi chiamare un'altra volta? Faremmo una brutta figura. Ci penso io. Vieni. Hai visto? La persiana. È questa. Aria, spegne la luce. Ah! 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 Yeah, yeah, yeah.
Ciccio, un po' d'acqua. Mi sento soffocato. Oh, un po' d'acqua. Datemi la brocca. La brocca dell'acqua. Datemi la brocca. Ma è una brocca. Ciccio, guarda quanto è bello questo abbeveratorio. E che siamo cavalli, cafone! Questo serve per lavare il bucato. E guarda quella vaschetta. Forse ci metteranno i pesciolini. Ciccio! Pure bollente. Chiamiamo i camerieri. Presto! E smettiamola con questi campanelli. Usiamo il telefono. Pronto! Pronto! Che c'è? Non risponde nessuno. Forse deve passare la linea da questa parte. Muovi quella levetta. Quella? Sì. Chiameremo più tardi. Sapevo che rispondevano i pompieri. Ora mangiamo e non se ne parla più. Chiamiamo la cameriera. Sì, è una parola. Eccola, è già arrivata. Se n'è andata. Hai visto quello che c'era scritto? Perché c'era scritto qualcosa? Andate sulla spiaggia dalle 10 all'1 e abbronzatevi. Deve essere un ordine di quello di Roma, del jukebox. Sulla spiaggia? Da come si guardano attorno si capisce che il loro punto debole debbano essere le donne. Compagna, sei sicura di queste due? Sicurissima, compagno capo. Nadia, Ninochka, apriti! Ninochka, avvicinati spia nemica, abbracciato, bacia! Alt! Sì, mi sembra che ci sia. Ma sareste capace di baciare con la stessa fuga uomini come quelli? Quei vermi! Comunque, per la grandezza della nostra patria siamo pronti a sacrificare. Benissimo, avrete un premio speciale. Che succede? Maleducati! Scusasse. Fermo col mano! Pestacchio! Sì, al suo posto, non si impicci di cose che non la riguardano e lasci stare in pace mia moglie, capito? Scusi, il mio amico credeva che fosse sua sorella. Come sua sorella? Ma scalzoni! Te l'avevo detto di non fare il provinciale. Ma io come potevo? Ma ce ne vogliamo andare, il sole pizza. No, l'ordine diceva di abbronzarci sino all'una e sino all'una ci bronzeremo. E va bene. Che gol! Schifoso e fatoso. Se te piglio. Non è giocciato. Ma figlio di nessuno! E vengo! E sei! Ancora lei! Ma scusate! Ma
cosa si permette? Cosa credeva di trovare mia moglie? Ma scalzone che non è altro. Ma guarda un po' per un maledetto pallone cosa mi deve capitare. Stai calmo. Mia mannaggia. Calmati. Al pallone ci penso io. Ah. Mi scusi. Scherzato, ma come si permette di toccarmi? L'avevo scambiata per una palla. Cosa? Per una palla? Sì, fai finta di arrabbiarti, sei tu che li provochi, sei tu che li attiri. Ma se non li conosco nemmeno, te lo giuro, caro, non so neanche chi sia. Ma non li conosci, eh? No. Se per questo sono il conte passalacqua. Non togliere, ma faccia il piacere, basta così. Vai subito a cambiarti, si torna in ambiente. Ciccio, vai trovare il pallone. Colpa tua, sempre colpa tua. Sotto il sole, là, no, no. Ai. E adesso abbronziamoci. Vabbè. Ciccio, sono quasi bollito. Ce ne andiamo. No, il jukebox ha detto all'una. Meno cinque, meno sei, meno quattro. Ti. Ore una. Stai fermo. Non mi toccare. Non mi toccare, non ti avvicinare. Assassino della pelle! Disgraziatissimo! Ma cosa fate? Non mi toccare. Accomodati. Dopo di te. Resiste, anch'io traso. Assassino! Assassino, pure la camicia mi hai stracciato! Che colpa mia se qui è stretto! Allarga! Allargati! Fammi prendere il pantalone! Non mi tocca! L'hai preso questo maledetto pantalone! È colpa tua! Io non me ci mettevo al sole! Io non me ci mettevo al sole! Quel pantalone! Levate questo piede fatuoso! Levalo davanti! Non mi toccare! Fate più là! Ma che hai fatto? Disgraziato! Il pantalone mio, il pantalone! Entra! È un errore tuo! Ridammi la gamba! Mamma! Mamma mia come brucio! Ma io mi spoglio! Io mi vado a buttare dentro l'abbeveratoio, così mi si spegne l'incendio. Chi? Piccolo uomo, tanto lungo. Vieni fra le mie braccia. Piccolo uomo. Piccolo uomo. Non mi toccare. Piccolo uomo. Rifiuta. Ma perché? Una donna. Ferma. Non ci dovete toccare. Fuori, fuori, via. Fuori, ho detto. Non
volete? Uscite! E accidenti, sono sessualmente corazzati. Questi agenti americani hanno una preparazione formidabile. Ma non godete che non ci interessate? Uscite, uscite! Maledette, siete due mostre! Ah! Eccezionale. Non credevo che avrebbero resistito a quelle due ragazze. Tavares, queste due agenti ci daranno molto filo da torcere. Adesso sentiamo che cosa dicono. Meno male, ce l'abbiamo fatta. Possiamo fare quello che vogliamo. Adagiati lì, piano piano. Ai, ai, come sei brutale. E non ti lamentare che non ti faccio male. Ai, ai, ecco. Basta, basta, non ne posso più. Sei carnivoro. Io ho finito. Adesso tu un pochettino a me, eh? Va bene, mettete sotto. Bravo. Avanti, so che. Io sono più delicato. Fai come ho fatto io, piano piano con delicatezza. Non ti preoccupare. Ecco. Sì, ti piace così? Più sotto, più sotto. Hai visto come sono delicato? Bravo. Non te l'aspettavo. Aspetta che t'accarezzo. Non così forte. Sistema XY23. Passiamo di là. Mamma mia. E questi chi sono? Ercole, suo cognato. Che? Ma... Adesso vi sistemiamo noi. Non ci aspettavate, vero? No. Scappa! A te. Presto, presto, seguimi, seguimi. Buongiorno, Mario. Ho l'impressione che ce l'abbiamo fatta. Troppe volte. Dove me ne nascondo? Vieni qua. Vieni. Dentro l'armadio. No, 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 no. No, non me la dai a bere. Tu eri d'accordo con quei due. Insomma, basta. Io non li conosco, quei due. Anzi, sai che ti dico? Quando li rivedi, prendili a calci tutti e due. Ah, sì? Sì. Caro, i miei amanti li nascondo nell'armadio. Avanti, apri. Che aspetti? E va bene, adesso apri e guarda dentro. Ferma! Rispondo io, potrebbe essere un tuo amante. Pronto? Come? Ah, no, 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 grazie. Annulli la prenotazione. Annulli la prenotazione! Che? Mi viene dal salutire. E metti il dito sotto il naso. Ma no, sul tuo! Senti, senti, facciamo colazione adesso, sì! Vedi, la vedi, avevo ragione io! No, ma no, ti dico! Ci scusasse se siamo entrate senza bussare alla porta. Accidenti! Dove sono scappati? Proviamo qui. No! No, i negri, no! No! Fuori! 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 Altri due uomini in coso, come si chiama, in topless, e di cui uno negro! Ma ti giuro che non ne so assolutamente niente! Ma non capisce che a noi la signora non interessa. Come? Ah, adesso capisco, ma allora che cosa cercate? Cerchiamo due uomini brutti che ci sono scappati dalle mani. Cosa, uno alto con i baffi e un altro più basso? Precisamente, li avete visti per caso? Non possono essere lontani, non possono essere usciti così dall'albergo. Non le pare, signore? Potete aiutarci a ritrovarli? Con molto piacere, li cerchiamo insieme. Sì, sì, cerchiamoli subito. No, tu vai in camera, hai capito? Chiusa in camera, disgraziata! Avanti, voi di qua, io di là. Ci rincontreremo, eh? Via, via! Adesso tornate a casa, ci penseremo noi. Ehi!
professore, aspetta da un'ora. Andiamo, entra. Su, sbrigati. Portatelo sul lettino. Metti gli elettrodi. Stia tranquillo, milord. Meglio la cura che la morte. Benché sia la prima volta che mi occupo del signore, vorrei tentare subito con un voltaggio molto forte. Lei che ne dice? Sono d'accordo con lei, collega. Abbiamo la voglia di scherzare. Stia tranquillo, milord. È per il nostro bene. Perché lei è il paralitico, io sono l'infermiere. Attaccare la corrente. Subito. Alto. Volts. Portatelo via. Possiamo portare via il lampadario e il paziente? Sì, 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 sì. La carrozzina, prego. Attenzione! Può toccarlo solo lui con dei guanti isolanti. Lei non lo tocchi prima di un'ora. Ha assorbito tanta corrente che potrebbe mandare avanti un treno da qui a Parigi. Prende il treno. Arrivederci. Ehi tu! Ah! Oh! Oh! Sei scarico! Via! Via, via! Che è successo? Via. De dove? Armando, sei un deficiente, un incompetente. Quei due sono furbissimi. Riescono sempre a scampare a tutti i pericoli. Calma, Fred. Attento al fegato. Disgraziato, io ti faccio trasferire al catasto. I russi debbono mettere le mani su quella formula. E invece quei due non fanno altro che scappare. I russi non sanno dov'è la formula. Per questo cercano di prenderli vivi. Se tu li avverti, possono anche farli fuori. È vero! Bravo Armando, ti sei riscattato! Adesso ci penso io. Ora mi fai balboleggiare con la calcolatrice, eh? Pronto? Passatemi il servizio a doppio gioco. Barrichiamoci. Ma è mai possibile che tutte quante ce l'hanno con noi? Chi va là? La cameriera. Andate al Ritz. Che hai fatto? E volevo vedere se c'era ancora posta. Parigi, città di mille luci e citlena. Pronto. Qui Z4 K5. Buonasera, Ivan. Li riconoscerai facilmente. Hanno una croce bianca fatta col gesso dietro la giacca.
sono vestiti di blu. Hanno una croce bianca fatta col gesso dietro la giacca. Bene, non potranno sfuggirci. Certo che balliamo. È il nostro mestiere, purché ci offriate da bere. Potete ordinare tutto quello che volete, acqua minerale, aranciate, latte di mandorla. Oui, vacci piano, Io bevo un Don Perignon. Per me va bene anche un Don Pasquale. A me è molto lungo. Prego, vuoi ballare con me? Non ci ha ancora fatto sapere niente. Proviamo a chiamare Knight. Prova. Pronto. Pronto. Qui base gymnasium. Attendiamo notizie. Non avete ancora eliminati quei due tizi con la croce bianca di gesso sulla schiena? Adesso vedo. Vedo subito. Questa è vita, tranquilla e senza preoccupazione. Senza diffidare, senza doversi guardare la spalla. Non capisco che cosa è successo. I nostri uomini non rispondono più. Ho paura che quei due formidabili agenti americani abbiano venduto cara la loro pelle.
Tovarish. Sono vivi. E dei nostri nessuna traccia. Non c'è tempo da perdere. Prendi. Fallo cadere ai piedi di quei due. E se non funzionasse, fucila a raggi gamma. Che fai? Non farti conoscere come il solito morto di fame. Butta quella cicca. Ah. Butta quella cicca. Buonasera, Cali. Volete ballare con noi? Ti preghiamo. Ma che ci facciamo noi alla donna? Cece, noi siamo la Trin Lover. Prego. Ci muove, ci hanno ordinato di stare qui. Ma perché non ci appaltiamo un po'? Ciccio, non possiamo lasciarci scappare questo appalto. Grazie a voi, passeremo una gran bella serata. È stata una magnifica idea venire qui. Buonasera, buonasera. Che cosa possiamo servire? Ciccio, leggi tu perché la vista non mi accompagna. Non è vero, è un po' ignorantello. È un dono di natura. Ma qui è come se fosse scritto in cinese. E forza, stai leggendo alla rovescia. Oh, distrazione. E mancino. Peggio. Spaghetti per tutte. Oh, non ci sono. Lasagna. Non ci sono. Vermicelli. Ah, sì, vermicelli, sono molto buoni. Vermicelli. Speriamo che siano. Vi leccherete le labbra. È una specialità di questa trattoria. Come lo dice bene. Ecco i vermicelli. Con una salsa speciale. Scusi, ma è sicuro che sono vermicelli? Sicuro? Ignorante, se dice sicuro. Ora ve li faccio vedere crudi. Buon appetito, piccirite. Ecco i vermicelli. Sono freschi. Ma questi sono vermi. Proprio veri, gualdi, gualdi. Ma questi sono vermi in carne e ossa. Sono carne, non hanno ossa. Ma come si permette? Ma ci sarebbe una cosa più semplice da mangiare. Una cosa semplice ci penso io. Cotoletto e moscato. Il moscato, il fazzito, a me va bene, ma come sono fatte? Carne di tane e sugo di mosche, una bontà. So io quello che ci vuole, una speciale zuppa di blatte. Va bene, mangiamoci il latte. Un momento, che non sia latte di formiche. No, mancherebbe. Formiche no, solo blatte. Portasse via questa roba. Però che gusti che avete. Ecco, controllate. Che sono formiche? Lo scarafone. Ma carozzi, queste scarafaggione. Queste blatte. Scarafaggi sono blatte. Mi portasse le uova. Sì, mi portasse le uova. Così perlomeno mangiamo qualcosa. Ma come mangiate? Uova straordinarie. Ancora? Me ne dia un altro che ho fame. Scusi, uova di giornata? Certo. Uova di tartaruga. Porti da bere, questo muore qui! Presto! Sì, ecco, presto. Bevi. Buono questo lambrusco. Sangue di serpente scoiato vivo. Voi pure, Cinciolio. Mi dispiace che la nostra cucina non vi sia piaciuta. Non mangio più. Ma spero che gustelete i piaceri della nostra carne. Ma che ci avete preso per cannibali? Ma no. Si tratta della mole. Seguimi. Sì. Thank you.
occidentali. Usano sistemi esotici. Ah, Ciccio, a me è sempre piaciuto l'esotichismo. Noi andiamo un momento di là. Torniamo subito. Ciccio, la mia mi ha baciato con la bocca. E la mia con le labbra. Ciccio, ho l'impressione che questo letto abbia troppi chiodi. Sistema esotico, qui ci fanno l'amore i fakiri. Ma allora fate coso? Perché? Se ci vogliono i facchini per fare l'amore. Ma che facchini? I fakiri! I fakiri sono indù. Perché noi non siamo indù. Indù! Guarda lì. I cinesoni. I signori desiderano? Siete nostri. Se salete buoni non vi faremo male. Diteci la formula. La formula segreta. La formula? Chi la conosce? Scusateci, ma non ce l'hanno ancora presentata. Allora diteci dove è nascosta. Se non parlerete useremo metodi duri. Capra! La capra. Ciccio, ma che vogliono queste due bufale? La dico io. Ciccio! Ciccio, chi hai dichiarato guerra a Hong Kong? Le scarpe! Ciccio, ora ho capito chi sono, vogliono rubare le scarpe. Scappare! Allora, visto che non volete collaborare con noi, ci faremo due lisate. E facciamoci due lisate. Mettigli il sale sui piedi! Ma io i piedi ce l'ho volete. Ma che me fanno? Ma io non ho i piedi dolci. Perdereste del tempo e del sale. Noi vi faremo molire dall'idele. Alla capra piace il sale. Su, bella, lecca, lecca! No, aiuto! Mi fate morire, mi fate il solletico! Ah, no! Aiuto! Ai! La formula! Ma quale formula? Bravo, sei un eroe! Ma quale formula? Ma ti piegherò! Su, bella, lecca! E non ti fermare fino a che il signore non ha confessato! È morta! Avvelenata per Confucio! Ora provo la tortura dell'acqua. Se non confessi ti riempirò d'acqua fino a farti scoppiare. Ma io non ho niente da dire. Scusate, perché gli offrite da bere? Soffrire! Balli? Vuoi ballare? Basta! Vuoi qualcosa? Sì! Vorrei un bicchiere d'acqua! Subito! Testa dura! Un momento, che c'entro io? No, ma... Che te fanno, Ciccio? Calma! Ragioniamo qui! Ah no, il fuoco no, Il fuoco non mi piace! Ciccio, lo spiedo te fanno! Smettete la figlia del sol ponente! E non li offendere! Ora tuo amico parlerà! Allora la prova della sega! Balli! Balli! Ma io non ho niente da confessare! Vieni no, qui! No! No! Qui! Thank you.
Uscite. Non abbiamo la chiave. Uscite. Usciamo. Svelti, scappiamo prima che arrivino gli altri cinesi. Ma ci avete liberati? Da, da. E perché? Perché i cinesi non ci piacciono come non piacciono a voi. Finalmente i russi sono riusciti a catturarli. Adesso ci faremo due risate. Forse hai capito che è stata una mia idea, Cimo. E adesso sono stanco di pensare a cose serie. Se è la solita Soraya per me, dille che sono uscito, uffa. Pronto? Sì, sono io. Come? Ma dite davvero? Ma non è possibile. Bicarbonato. Dite che la formula che vi abbiamo mandato serve solo a fabbricare il bicarbonato di sodio? Ma come mai? Mi pare assurdo. Sì, va bene. Provvedo subito. Vi richiamo io. E un po', Armando. Hai sentito quello che è successo? Fred. È stato uno spiacevole equivoco. Sto zitto, non negare, io ti devalvolizzo! Buono. Tu hai combinato un pasticcio terribile. Hai dettato la formula falsa per gli agenti veri e la formula vera per quei due deficienti. Ma che pensavi? Sognavo di valvoleggiare con Sofia. Bene, sogna pure quanto vuoi. Intanto io adesso ti faccio togliere tutte le valvole sessuali. No, così no, almeno alle donne valvole, non ci pensi no, più. No, Fred. Ma ti rendi conto che razza di imbroglio hai provocato? Mi hai fatto regalare ai russi la formula segreta e hai anche fatto in modo che gliela facessi scoprire prima. Sofia, Sofia. Adesso ci penso. No, fermo. Non fare sciocchezze, Fred. Hai famiglia. No, no, fermo. Fermo. Attenzione a tutti gli agenti in servizio sulla Costa Azzurra. Preparatevi ad intervenire con la massima urgenza. È permesso? Missione compiuta, capo. Non sappiamo come ringraziarla. Bene, ormai la formula è nostra. Fate entrare il dentista. Ma chi è che ha il mal di denti? Io non ce l'ho. Ma che fai? No, no, Ciccio, che mi fanno? Che ne so? Nulla di male, solo aggiustiamo un poco la dentatura. Ma questo ha i denti sani. Ma io ho i denti sani, non ho niente da curare. Sia zitto e apra la bocca. Ho detto apre la bocca. Ma questo ha i denti sani. Sì. Ha visto? Con quella bocca può dire ciò che vuole. Adesso cerchiamo dente con otturazione. Maledizione! Che cosa c'è? Sono tutti otturati. Come? Allora cosa facciamo? Leviamoli tutti. No! Ma un momento! No! Sono no! Sbaglio! Ma cerchiamo di stare parlare col mio dentista personale! Ma no! Ma quello c'è una bocca meravigliosa! Le scarpe con le baionette! Dio! Le baionette non escono più! Che cosa è successo? Via, seguimi! Dove sono? Dove sono andati? Catturateli! Potete anche ucciderli! Tanto ormai sappiamo dove la formula! Date l'allarme a tutti! Correte! Correte! Vi mando in Siberia! Presto! Mandate a tutti, sventi! Care compagni allieve, la seduzione è l'arma principale della donna spia. Già,
senz'altro così. Con il coraggio e la preparazione potrete ottenere ottimi risultati, ma servendovi del vostro fascino, i risultati saranno senz'altro eccezionali. Natasha, vieni qui. No, no, tu sei piuttosto impacciata, troppo rigida, hai molto, molto, molto poco sexy. Però tu hai la materia prima e con questa materia avrai più informazioni tu dei nostri migliori agenti del servizio segreto. Quando trovi l'uomo che ti interessa, tu devi cercare di provocarlo senza che lui se ne accorga. Regola prima: camminare ancheggiando, provocando nel posteriore un movimento sussultorio e ondulatorio. Prova? Prova! Ah, no, no, tutto sbagliato, tutto da rifare, non possibile! Tu così non conquisti neanche un soldato che ha fatto 3 mesi cella di rigore. Guarda, guarda come si fa! Tavarish? Tavarish. Scusate. Signor Tavarish! Ma che fai? Non c'è. Zitto, cretino. Venire avanti, Tavarish. Adesso io vi faccio sedere. A noi? Da, da. Natasha, vedi su da. Ma... Ciccio, sai che significa da? Sì. E dimmelo. Sì. No, dico, sai che significa da? Sì. E perché non me lo dici? Sì. Ciccio, forse non mi sono spiegato. Io t'ho detto, sai che significa da? Sì, sì. E perché non me lo dici? Ma te lo sto dicendo, sì, 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 capisci? Da significa sì. Sì, da. Sì. Sedete! Natasha, fai come me e ricordati di Mata Hari. Ma che vogliono? Ma quello che vogliono vogliono, a me sta bene. E a me che sta male. Signora, non faccia stupidaggine, non si spoglia, si riguardi la salute, fa freddo. Ma quale freddo? Qui fa caldo, spogliarsi, spogliarsi, svelte. Non facciamo scherzi. Io non sono abituato. No, io già soffro con mal di denti. La prego, non mi faccia venire volta a stomaco. Ciccio, a schifo finio. Ciccio, facciamo cambio della donna. Ti do 10 rubli. Non mi disturbare. Leva l'osso. Leva l'osso. Leva questa brutta gambaccia. Basta, non ne posso più. Ed ora momento magico. Bacio a lungometraggio. No. Ma che vuole? Voglio baciarti a lungo. Invece di baciarmi a lungo, perché non bacia il lungo? Proposta respinta. Ma tu sei uomo di ferro, sai resistere a qualunque seduzione. Prova anche con lui, sei uomo di ferro. Mi oppongo. È opposizione respendissima. Vogliamo provare a cambiare soggetto? Da, da. Natasha! Abbi cura del compagno. Natasha, da, 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 da tutto al frangozzo tuo. Che? Eccoli, sono loro! È mio figlio! Ma prego, non fare male!
Cara piccolo Mugico, chi bacia meglio di piccolo padre Nikita? Slaccio! Oh, no! Dove sei andato a finire? Vai, vai, vai! Stai attento! Mi hai pestato il callo! Accendo un fiammifero! Aspetta. Svelto! C'ho la tasca al buio. Ecco. Aspetta che accendo. Deve essere un magazzino di limoni. Mi sono bruciato il detone. Accendo un altro fiammifero. Aspetta. Vai. Ecco. C'ho un mal di dente. Non ci pensare, pensiamo solo a scappare. Che c'è qui? Guarda quante belle candele. Accendene una. Che sono belle. Guarda questa, quanto è piccolina. Ciccio, cosa c'è scritto? Marsala all'uovo. Peccato, mi volevo ubriacare. Ho mal di dente. Mi fa un male da morire. Lo smotrim su da. Spegni! Se ne sono andati. Andiamo di qua. Prendiamo il ciacandele, sì. Accendi. Mi diverte quando accendo. Ciccio, ho sempre mal di denti. Non mi era mai successo. No, e non ci pensare, ti ho detto. Dove andiamo? Là ci deve essere un'uscita, vieni. Ciccio, perché sono fuggiti? Ci avranno scambiate per fantasmi. Ma? Vieni di là. Andiamo. Però non sono riuscito a capire perché sono scappati. Qui c'è un'altra porta. Speriamo che sia la porta buona. Speriamo. Vai. Ma questa porta non si apre. Spingi. Candele non servono più. Aspettami. Ma come ha fatto a scoppiare tutto? Avranno lasciato il gas aperto. Beh, non pensiamoci più, eh. Ma io dico, perché tutte quante ce l'hanno con noi? Che ne so? Ai, ai, che? Questo dente mi fa impazzire. Non ci pensare. E come faccio a non pensarci? Il dente ce l'ho in bocca io. Ai, ai. Ma che devo fare? Me lo voglio togliere. Ah, sì? E dove lo trovi il dentista? Ma quale dentista? Sei o non sei un amico? Sì. L'amico si vede nel dolore e quindi mi devi aiutare a togliere. Va bene, vieni, provvederò. Vieni, vieni. Provvedi, provvedi, Ciccio, provvedi, provvedi. Facciamo, li catturiamo? Aspetta, qui potrebbero sfuggirci. Certo. Vediamo prima cosa hanno intenzione di fare. Stai calmo! Ci sei? Sì. Io parto! Un viaggio! Il dente è rimasto qui dentro. E che ci posso fare se il dente come la testa? Che colpa ne ho io? Aspetta, vieni con me, vieni. Dove mi porti? Non comprendo cosa stiano facendo. Mi sembra che vogliono rompere una macchina, passo. Pensi che sia giunto il momento di intervenire? Ancora no. Adesso dimmi cosa stanno facendo. Non saprei, dillo. Si sono avvicinati ad un albero. Ai,
Sali! Assassino del dente! Ai, Ciccio, la pena di morte è stata abolita. E in Francia ancora no. Ma io vorrei esprimere le ultime mie volontà. È nel tuo diritto, figliolo. Cosa vuoi? Vorrei che mi togliesse questo dente schifoso. Ma è quello che sto facendo! Allora fai presto. Sei pronto? Prontissimo. Viva Palermo e Santa Rosalia. Ah! 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 Pazienza! Mi sembra che uno dei due si voglia impiccare, passo! Magali, ci faciliterebbe il compito! Che? Il dente, il piede! Il piede, il dente! Il dente, il piede! Che Dio mi danni se riesco a capirci qualche cosa. Quei due sono assolutamente imprevedibili. Ragazzi, occhi aperti. Se ci scappano, il capo ce la farà pagare cara. Ma sei sicuro che questo sistema funziona? No, funziona, funziona. Ci mancava pure il piede. No. Ma che devi togliere, il piede o il dente? Il dente, però. E allora fidati di me. Ne fido. Sei pronto? Prontissimo. Uno, due, e tre! Rispondi, mio Mao Tung! Mio Mao Tung, rispondi! Hanno interrotto la trasmissione. Deve essere successo qualche cosa di grave. Oh, vuoi vedere che quei due l'hanno fatto fuori? L'immortacci loro. Ciccio, sei sicuro che questo spago regge? Non vorrei che succedesse quello che è successo le altre volte. Regge, regge! Io sono un lupo di mare! E io sono un lupino! Abbi sempre fede! La io fede parto! Ehi, i due piccioni prendono il volo! Inseguiamoli col motoscafo, bisogna prenderli prima che raggiungano l'altra spiaggia! O vivi o morti! Io metto in moto! C'ho pure il mal di dente e di piede. Ai! Ci scusi. Ehi, ma che male, state attenti. Reverendo. Vai, vai, vai! Eccoli là, presto! Dove sei? Galleria non me l'aspettavo. Sono spariti. Giù di qua, giù di là. Siediti. Mio Mao Tung, cosa fai? Cretino maledetto, dove sono andati? Rispondi, rispondi. Sono fuggiti. Quello del dente soppica. Presto, al motoscafo. Prendi. Ebbene? Io non li ho visti. Oh. Non ci sono. Ma come? Eppure è facile. Uno dei due soppica. Ma. So. Io. Ehi, guardate lì. Un prete soppica. Vuoi vedere che... Ehi, voi due! Fermatevi! Hey, leave my girl alone! Hey, you! Stop her! Get out of my way! Ci hanno rubato i vestiti! Bagnino!
desiderano? Quattro bibite. Devono essere senz'altro qui allo stabilimento. Ho visto gli americani in giro. Se c'è il gatto vuol dire che il topo non è lontano. Dove saranno i due topi? Cerchiamoli. C'è una complicazione però. Io non li conosco affatto. Nemmeno io. Bestie, non vi potete sbagliare. È semplicissimo. Avete inteso, mio Mautun? Quello del dente zoppica, lo individuerete subito. Mi raccomando, bisogna agire con la massima cautela. Non appena li avremo individuati, cercheremo di strappare il dente a quello che zoppica. Se è necessario, uccidetelo, ma silenziosamente. Cominciamo dalla lotonda. Tenete gli occhi aperti, non ci deve scappare. Sparpagliatevi e cercate se c'è qualcuno che zoppica. Bene. Non è questo. Andiamo. Formula. Andiamo, cerchiamo ancora. Permesso. Sei sicuro che questo dentista è buono? Non ti preoccupare, Don Vincenzo mi ha assicurato che è il migliore dentista della zona. Meno male. Entriamo. Quei maledetti mi hanno rovinato tutta la dentatura. Si accomodino, prego. Il signore può prendere posto su questa poltrona. Grazie, se da lei io scendo alla prossima fermata. Sì, come? Non ci faccia caso, è un po' scemo. Ho capito. Il dottore verrà subito, sì. Con permesso. Arrivederci. Siedi. Ah!
Stai tranquillo, non ti succederà niente, vuoi capire? Ecco il dottore. Indovina chi sono? Dice, non fare scherzi. Cucù, sette di... Posso aspettare, cerco un ragazzo che non abbia da fare, cerco un ragazzo con tutto un giorno per me, poco mi importa se non ha il motoscafo, non mi interessa che guidi la sprint, lo voglio subito, non posso più aspettare, voglio che passi tutto il giorno con me. Non mi importa che sia un fusto o un campione di sci d'acqua che mi porti in barca a vela con sé. Non mi importa che sia colto, che mi legga Garzia Lorca e che suoni la chitarra per me. Cerco un ragazzo per un giorno d'estate, lo voglio subito, non posso aspettare. Balli bene, sé. Voglio soltanto che balli bene, sé.